Buongiorno a tutti ragazzi, siamo ancora noi Giubilotu Bowser, rieccoci qui su Dark Souls 3, nuovo episodio, siamo all'episodio numero 10 credo. Nello scorso episodio siamo andati avanti sempre nel bosco dei crocifissi, siamo arrivati qua, abbiamo battuto il cavaliere nero a fatica perché era veramente un osso duro. Cerchiamo un po' qua in giro se c'è qualcosa, per forza ci sarà qualcosa. Perché se no non mi spiego il cavaliere nero addirittura. Vediamo un attimo. Si può andare di qua. C'era infatti una stradina. Già vedo l'oggettino. Già vedo l'oggettino. Elmo da mercenario, eh. Ok, va bene. Non penso che possiamo comunque andare avanti di qua. Sarà uno shortcut magari. Per andare più avanti, comunque, adesso che mi viene in mente, abbiamo trovato anche un tizzone. Mi sembra quello gigante, credo. Tanto sto tizio qua vuole farci assolutamente del male. Mannaggia lui. Con calma, tutti, tacchi. Ai ai ai, ragazzi. Cerchiamo di uccidere sto bestione perché mi sta veramente. Veramente sulle balls. Mannaggia ragazzi, un colpo e via, eh. Perché non ce la possiamo fare a ucciderlo con una combo e infatti muore adesso. Non ci droppa niente, purtroppo. Usiamo una bella brace, così ci curiamo anche. E andiamo a vedere cosa c'è qua in mezzo. A parte tutti i granchi e questi nemici qua con questi rami giganteschi. Vediamo, vediamo se troviamo qualcosina di interessante, ma non sembra esserci molto, a parte quel granchio lì. Dimmi che non ci ha già visto. Più o meno, sì. Eccolo, 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 ragazzi. Sta arrivando. Ah no, ok, se n'è andato subito. No, 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 no. Sei nel tuo. Io sono il mio, tu sei nel tuo. Please. Mannaggia te. Ciao, eh. Ci vediamo l'anno prossimo. Non sparar. Aia, mi ha preso. Mi ha rallentato. Sto infame. Ma vedi te. Oggettino tomo piromanzia. Grande. Grandi ragazzi. Intanto così a spararci. Ma vabbè, dovrebbe essere seminato, eh. Altri granchietti piccolissimi. Con un granchio piccolissimo. E tu? Che cacchio? Mamma mia ragazzi, no, due contro uno. Corrandello grande poi. Questo cos'ha? Una sciabola? No, 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 ragazzi, avete capito malissimo. Due contro uno non va bene, non va bene, non va bene, non va bene. Aia, mamma mia, ho evitato per un pelo il tizio. Aia, 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 ragazzi, dov'è l'altro? Stiamo attenti perché. Jumpy 02? No, pure lui. Ragazzi, siamo 3 contro 1. Aia, mannaggia, guarda che infame, veramente. Guardalo, guardalo, mamma mia. Guarda adesso Jumpy 02, veramente mi serve proprio sulle palle. Attenzione, attenzione, ragazzi. Ultima fiasca usata. Cerchiamo di svignarcela, sperando di non tirare. Un è morto, ragazzi. Aiuto, aiuto. Fammi passare, Jumpy. Jumpy infame, per te solo le lame. Attenzione, mamma mia, stavamo facendo una figata. Dai, quanta stamina ha poi, sto tizio. Non riesco neanche a togliere lo scudo. Ok, dai, 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 dai. Con calma, ragazzi. Jumpy non mi sembra una cima. No, Cloud pure. Vabbè ragazzi, siamo di nuovo 2 contro 1, eh. Aia. No, non cu. Ma perché ti curi? Ma scusa, ma mi invadi? Ma perché ti devi curare? Mannaggia, oh. Dai che intanto muore. Non osare, non osare. Ah, 2 contro 1 di nuovo. È morto, è morto, è morto, ragazzi. Però siamo di nuovo. Di nuovo alle prese con un altro tizio, Cloud. Spirito oscuro esiliato, grazie mille, non abbiamo più fiasche. Cerchiamo di cavarcela, ragazzi, anche lui la lascia, eh.
Dai, 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 non mi sembra. Sta gran cima anche lui. Mamma mia, di prepotenza, di prepotenza. Manca un colpo. Non osare curarti, eh. Non osare, non osare. Dai, ragazzi, dove se ne va? E vabbè, se ne scappa. Guarda che schifo. E si cura. Mannaggia, ragazzi. Però dovrebbero vietarle queste cose, eh. Caspita, mi invadi e ti curi. No, vabbè, tu vai addosso ai nemici. Io me la svigno. Perché veramente così è scorrettissimo. Scorrettissimo. Più scorretto di così, ragazzi, se muore, eh. Aia, come sto facendo io adesso. Con calma, vediamo. Ah, ci sta inseguendo, eh. Bravo, bravo, vieni qua, vieni qua. Dove non c'è nessuno che può romperci i maronzi. Dovrei anche curarmi, ragazzi, perché siamo un po' a metà vita, eh. Però, intanto. Dov'è, dov'è, dov'è? Non lo vedo più. Andiamo vicino al palò, così se perdiamo la vita, ci va anche bene. Intanto è scomparso, non si sa bene dove cacchio sia finito. Uccidiamo questi tizi. Ok, l'abbiamo seminato, non ci trova più. È proprio un nobo. Niente, niente. Siamo qua un attimo. Così vediamo se lo troviamo. Comunque sì, a me non dispiace che se ne sia andato. Anima di viandante. Non dispiace per nulla, eh. Aia, no, ancora tu. Mamma mia, tizio crocifisso. Stiamo attenti, ragazzi, perché poi si fanno sia la presa che una bomba omicidiale. Dobbiamo veramente mantenere la calma e sperando che non ci arrivi il tizio da dietro, perché sennò è un problema. Signorina Twismerigol, lei ha un problema. Eccolo, mannaggia a te. No, 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 no. State tranquilli, ragazzi, che ce la facciamo, eh. Mi curo. Eccoti. Ciao, bello. Rotola, rotola, rotola. Oh, guarda, proprio scorretto, eh. Continua a correre contro gli avversari, contro i miei avversari. Ma io non sono perla e quindi non ci vado contro. Aspettiamolo qua, sempre che ci trovi. Aspettiamo per un po', ragazzi, eh. Non posso neanche usare le braci, non posso neanche curarmi. Aspettiamo, aspettiamo. Sì, ma non arriva più, ragazzi. Mi sa che si è perso, eh. Dove cacchio è andato a finire quel babbione? Intanto il nostro amicone è rimasto lì. Dove cacchio è andato? Guardalo! Mamma mia, ragazzi. Una trappolona proprio, eh. Proprio da nubo clamoroso. Mamma mia, ragazzi, che tristezza la gente. Cloud, però mi spiace, ma io sono troppo forte, ti ucciderò. Ti ucciderò, eh? Proprio così. Mamma mia, ragazzi, l'attacco in salto è sempre letale. Cambio di colpi. Oh, ciao Belo. Ciao Belo, ciao Belo. Cloud se ne va, ragazzi. Siamo a 3 PvP su 3 in questa palude. In questa. Cos'era? Cimitero dei crocifissi, bosco dei crocifissi. Veramente, veramente clamorosi, ragazzi. Stiamo dettando legge. Brace, brucia, brucia tutto. Ottimo, ottimo, ragazzi. Ottimo, direi. Intanto tu ti lasci, tranqui, funkits. Vediamo, vediamo, vediamo. Cosa c'è qui? Scheggia di Essus, ottimo, ragazzi. Fiaschetta in più per noi. E direi che non c'è più. Oh, ma che bella sorpresa. Anche se non abbiamo fiale, ragazzi, dovremmo riuscire a batterlo stando molto calmi. Mannaggia. Ok, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Comunque dovrei tornare al palò, ragazzi. Abbiamo 0 fiasche, 13.000 anime. Comunque incominciano ad essere un po' tantine. Magari uccidiamo questo qui con un attacco in salto. Magari ce la facciamo anche. Sempre che non si muova. Ai ai ai. Adesso. No, 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 ragazzi. Sta male questo qua. Mi ha preso, ma vabbè.
con calma ragazzi, stiamo attenti, tutti lì morto. Grande ragazzi, non abbiamo più fiale, abbiamo un briciolo di vita, ammazziamo pure un ragno. Fiore verde, peccato. Ottimo, ottimo ragazzi, cerchiamo un falò, non mi ricordo dove cacchio sia, forse era di là. Qua siamo andati? No, ragazzi, va bene, direi usiamo l'osso del ritorno, va, così ci togliamo tutti i pendieri. E già ci sono, non penso che devo fare, debba fare cose importanti all'altare, a parte livellare. Facciamo qualche livellino e poi torniamo direttamente al bosco. Non sembra essere cambiato qualcosa. Welcome home, Ancient Welcome home, One, Ancient One. Ancient One, Speak to Ancient me. Two, Move, Ancient One and then Two. touch, take nourishment. Ok, direi di salire in destrezza e forza. E siamo a posto così. Possono le fiamme guidarti. Ho qualche anima da usare, ragazzi. Volevo anche vedere la fa di Irithyll. Che bellina, lascia pure la scia, però mi sa che non potrò potenziarla molto perché non abbiamo molti strumenti, molti frammenti. Che piacere, bla bla bla. Just got Ciao, to see what needs. Andre. Aumentiamo anche gli usi, già che ci siamo. Grazie. Ok, sono a posto. Ecco il carbone di ferro, ragazzi, avevamo trovato lo scorso episodio. This coal is Utilizzato per great. forgiare le We armi dei must guardiani gather up dell'abisso some di weapons Faro, of una scoperta di Faro's valore, è un refined onore poterlo prize, usare. Ah, è but vero, now I'll be able to infuse special cioè gems grazie a questo towards the tizzone gods possiamo today. Time to put this forgiare, bone sì, to use. giusto. Forgiare armi avvelenate, mi sembra, o comunque cose simili. Ah, però ci serve la titanite scintillante, quindi la spada di Irithyll balza ufficialmente perché di titanite scintillante per ora non ne abbiamo, quindi solo in un futuro prossimo vedremo se usarla o meno. Ok. Ciao Andre, eccoci qui alla strada dei sacrifici, anche se bosco, il bosco dei crocifissi, ma va bene. Subito un cane che si rompe le balotas, muertos. Non so, non mi ricordo bene dove andare. Perché c'erano delle strade che abbiamo lasciato un po' in sospeso, mi ricordo, intanto lì c'è un oggettino, che c'erano, dove c'erano i due tizi da sconfiggere, e dove ci hanno invaso. Elmo del caduto, ok. Mi ricordo che c'era una strada, una scala soprattutto. Qua si può andare? No? E va bene, pazienza. Magari ci sarà un'altra strada più avanti. Grande anima. Ecco la strada. Questa era la scaletta, ragazzi, dove abbiamo affrontato. Eccolo lì. Infatti non l'avevamo ucciso. Vediamo se riusciamo a passare. No, ci ha visto subito. Non mi sembra molto sveglio, comunque dovrebbe essere una passeggiata. Sempre che non ci faccia mille mila danni. Attenzione, attenzione, perché il Randellon, se ci prende, ci busca. Attenzione, ragazzi. Ole, backstab. Backstab. Muori. Cosa fai? Ma cosa volevi fare, ragazzi? Morto, morto, morto. Mazza grande, ottimo, ottimo, neanche Randello, mazza grande. Ok. Lì ci sono i granchi. Lì c'è l'oggetto che non riusciamo a prendere. C'è una scala. E anche un oggetto. Spadone dell'esule. Ok. Va benissimo, ragazzi. Spadone dell'esule. Vediamo. Qua si scende. Ah, quelli lì sono dei bracieri. Osso del ritorno. Guardate qua, intanto, sopra c'è il ponte.
Questa porta non si aprirà mai nella vita. E infatti, ah, è lì dove c'è il tizzone, probabilmente. Comunque, niente, questa porta rimane chiusa. Va bene, direi. Proviamo anche a scendere, già che ci siamo. E vediamo cosa troviamo. Cosa troviamo? Falò, così. Da nulla. Ottimo, ottimo, ragazzi. Falò. Anche con gente che si fa evocare. Forte di Farron. Addirittura siamo arrivati al forte di Farron. E quindi spegni le tre fiamme e apri la porta per accedere al sangue di lupo. Ok. Uccidiamo queste cose. Mi ricordano, boh, la città infame, tanto per. Un oggetto in mezzo a quattro. Attenzione, Pelé se ne va. Proprio lui. Incredibile, eccezionale. E ci lascia anche lei. Ok. Tutte morte. Maschera, maschera, maschera. Ok. Boh, proseguiamo, ragazzi. Non mi piace molto, come sempre, la palude, perché tutto il veleno che mettiamo in corpo non mi gusta. Però non credo sia molto molto controproducente il veleno. Comunque toglie un po' di vita, ma non ai livelli di Dark Souls 1. E spero anche che non duri 1000 anni. Non me lo ricordo se qui dura di più o di meno. Vediamo cosa c'è, vediamo cosa c'è. Niente. Solo crocifissi. Tanti crocifissi. Oggetti vari. Che bellezza. Vediamo. Muori. Che oggetto sarà? Scheggia di Essus. Ragazzi, stiamo collezionando una quantità incredibile di schegge di Essus. Vabbè, va anche bene. Frammento di tranite. Ottimo. C'è anche una scaletta qui. Controlliamo prima intorno se c'è qualcosa di importante, tipo questo. Pietra prismatica 10. Così dal nulla. Un altro oggetto lì avanti. Siamo praticamente circondati da oggettini e da melme varie. Qua ci sono un sacco di crocifissi ancora. Vediamo se non è una trappola. Non è una trappola. Farma di pietra, va bene. Onesto, avvelenamento. Eccolo qua, doveva arrivare prima o poi. Comunque non ci toglie moltissimo, anche se penso che durerà in eterno. Tutta la randa è avvelenati. E tac, tic, tac. Ci lasciate, tranquilli. Qualcuno ti evoca in un altro mondo. Evocazione fallita, così dal nulla. Vabbè, ragazzi, da nulla ci stanno per evocare, ma non avevo molta voglia, sinceramente, ma meglio così. Volevo stare nel mio. E tu sei un Dark Wraith. Ma no, ragazzi, non so cosa dire, è un Dark Wraith davvero. Mamma mia, non me lo sarei mai aspettato un Dark Wraith. Effettivamente però stiamo parlando di abisso, stiamo parlando di sangue di lupo. Quindi il Dark Wraith effettivamente ha pure il suo scudo. È proprio un Dark Wraith, globo dell'occhio rosso inclinato. Ok. Carbone del saggio, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Vediamo se c'è qualcosa qua in giro. Solo alberi. Solo grossi alberi. E poi il veleno. Veleno, veleno, veleno. Qua lì c'è una salita. Non sembra essere molto bello come posto, eh. Aia, cos'è? Cosa sei? E vabbè,
presa incredibile. Aiuto, aiuto, ragazzi. Sono un po' nella cacchetta. No, 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 ragazzi. Con calma, dai, vieni, uno contro uno. Due contro uno, no. No, 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 no. Uno è andato, ragazzi. E non è più rosso. Porta finito. Oh, una sorta di buff. Spadone, spadone. Era la mia arma, praticamente sfrutta la run di Dark Souls 2. Dai, vieni, 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 che te uccido. Te mato. Te mato. Mamma mia, quanti danni. No, 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 non morire now. Non morire, non morire, non morire. Ragazzi, 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 sto per morire. Curati, curati tante volte. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Tanto sei pure incastrato quel babbione. Vieni, vieni avanti, vieni avanti. Non riesco neanche a prendere quel coltellino da lancio. Non si capisce più un caspito. Un caspi. Con calma ragazzi, con calma. Cura avvelenamento, tanto per. C'è un oggettino, prendiamolo, già che ci siamo. Frammento di titanite. Ottimo, ottimo. Saliamo ragazzi. Tanto non. Non ci seguono più. Vediamo cosa ci sta. Ti ho visto, ti ho visto, ti ho visto. Mamma mia. Dai che manca un colpo. Aia. L'affondo infame. Ok. Vediamo. Spegni la fiamma. Oh, è uno dei tre bracieri. Ottimo. Cioè, pure la cutscene. Vediamo cosa succede. Ok. Ho bruciato la brace, no. Ho spento il braciere con il potere della forza. Dovrebbe spegnersi. Eh sì, ragazzi, si spegne. Quindi primo di tre bracieri che se ne va. Uno su tre andati. Ce ne mancano due. E ok. Spegniamo un braciere, si accende la fiamma. E arrivati a tre si apre il portone che ci conduce da qualcosa, boh, che non so. Quella lì invece, la cattedrale, no, boh. Sembrava una cattedrale, non... magari da dove arriviamo noi. Ok, comunque c'è un oggettino. Muschio purpureo. Oh, che bella notizia. Ci servirà per violentare l'avvelenamento. Vediamo. Sì ragazzi, meno male. Non più avvelenati, possiamo bere con tranquillità. Non trovi tesoro più avanti. No, poi ci provo lo stesso. Vediamo. Dai, un tesorino. Niente proprio. No, no, no. Va bene, niente. Sto sperato, ma va bene, va bene, va bene. Falò, ragazzi. Falò là davanti. Falò, falò. Uccidiamo questi tizi. Cercando di non farci troppo ammazzare. Abbiamo zero fiasche. Uno, due. Dai, dai, dai. Morto uno. Ne rimangono due. Siamo attenti perché non abbiamo. Muschio. No, gemma, ragazzi. Boh, non mi ricordo. Ho letto avvelenato. Però, vabbè. E anche tu devi lasciare perché sennò mi arrabbio. Dai, mannaggia il veleno. E se ne va dietro, ragazzi. È un po' complicato, perché c'è quello lì che spara veleno a tutto andare. Ha la riserva infinita di veleno. Vieni. Non viene. Cincischia, evidentemente. Cincischia. Dai, su, su, su. No, Oh, e finalmente. Ci manca solo quello lì che spara veleno come se non ci fosse un domani. E ci lasci con un bel... Ah no, non me l'ha fatto neanche il backstab, però tanto vale che sono morti tutti. Ok ragazzi, falò e direi che possiamo anche concludere il video. Anime che tanto guadagno a caso.
Vediamo, vediamo dove spuntiamo. Qua c'è qualcosa, no? Lì? Ah, la porta, ragazzi. E c'è anche. C'è un oggetto là. Questa è la porta da aprire con i tre bracieri da spegnere. Vediamo se riusciamo a prendere anche l'oggetto che c'è qua dentro. Anche se mi sembra abbastanza ben difeso da queste melme. Un andato. Aia, mannaggia. Mamma mia, quanti siete però. Che schifo, Blaze. Con calma. Ok, tutti morti, tutti morti. Anche tu, ti lasci. Scheggio addosso, ottimo. Gemma velenosa. Ottimo, ottimo. Bene, 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 bene. Cosa fare? Bene, cosa fare? Chi è quel robo lì? Oh mamma mia. Ma gigantesco era. Va bene, va bene. È un'area abbastanza complicata, ragazzi. Tra il veleno e i nemici. Una scala gigante? Saliamoci così. Dal nulla. Vediamo cosa troviamo. E spero, boh, che non ci sia qualcosa di troppo impegnativo sopra questa scala. Ok, saliamo, saliamo. Guardate che bello che sono. Ah, saliamo proprio in cima a una torre, eh? Chissà cosa ci sarà su questa torre. E vabbè, è finita. Ok, eccoci in cima. Va bene, va bene, va bene. Boh. Non sembra esserci qualcosa intorno. Proviamo a entrare in questa porta. Falò, ho visto bene il falò. Falò, falò, anche di là si sale. Entriamo. Ciao Sif. Vecchio lupo di Farron. Galateo della Legione. Ok. Chiedi di entrare nel patto. Ah, forse erano questi che mi invadevano prima. Guardiani di Farron, infatti, ragazzi. I guardiani patto, guardiani di Farron, super. Offri erbalama. Non ho erbalama, e vabbè. Ok, ragazzi, con una tomba che è quella di Sif, praticamente. Le spade, pure quelle. Guardate qua. E il lupo che ricorda Sif. Noi ci salutiamo. Così, io spero che questo video vi sia piaciuto. Voi mettete mi piace, commentate, condividete. Nel prossimo episodio spegneremo gli altri due bracieri, andremo avanti, vedremo un po' cosa c'è in questa torre, se c'è qualcos'altro e così via. Come vi ho detto, mettete un piace, commentate, condividete, fate tutto quello che volete come al solito e noi ci vediamo al prossimo video. Da paura, ragazzi!